Teo, dai Teo, dai Teo! Dai Teo! Non mollare, non mollare! Bravo! Dai Paolo! Dai, 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 coperta, si può assistere alla corsa dei 70 metri. Vai Mattia! Vai Mattia! Vai Ricky! Vai Ricky! Dai, 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 dai! Non mollare, non mollare, non mollare! Bravo, bravo, bravo! Bravo, buona! Dai, 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 dai! Vai, 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 stigi, 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 stigi! Bravo, Luca! Vai, Ale! Vai, Ale! Dai, dai, dai! Vai, Ale! Dai, dai, stigi, 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 stigi! Dai, 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 dai! Bravo Matteo! Non ti fa? Oh! Vai! Dai, 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 dai! Dai, 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 bravi! Dai Pippo! Dai Pippo! Grande! Bravo! Dai Alice, dai, 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 che ci sei! Brava Alice! Dai Zappa! Vai! Dai Zappa! Occhio fermo! Un'aquila! Un'aquila! È un falco! È un falco! Allora c'è Andrea Marastoni. Vai Mara! Vai! Vai Andrea! Vai in base alla scuola! Bravo! Bravo. Allora. Dai, 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 Kevin, dai, dai! Dai, 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 Kevin, non mollare, dai, bravo! Bravo! Possiamo andare a casa? Io tutte quelle che vedo con rosse da San Fiore prendo il porto con le ghiacce. Vai Matti!
Non troppo presto. È saltato dal più bianco. Brava. Se riesco a mandarti, non so se riesco a mandarti tutte e 13 o no, è quello. Agna! Alla mamma dell'Irene! Ma dai, pallone! Steffi! Oh! Bravo! Matteo! Dai oggi! Con il canto numero 5 ti ringrazio, faremo la prima strofa e il ritornello, può essere l'occasione per cominciare a fare silenzio e introdurci alla messa. Amatevi l'un l'altro come lui ha amato voi e siate per sempre suoi amici. E quello che farete al più piccolo tra voi, credete l'avete fatto a lui. Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano nella mano degli amici miei cammino tra la gente della mia città. E non mi sento più solo, non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Ecco, la nostra festa è già bella e grande, perché è animata dalla vita dei nostri ragazzi che si sono messi in gioco durante questa stagione e vivono qui il momento delle finali che li vede impegnati, appassionati a conquistare un premio che in realtà hanno già in tasca, che è la gioia di essere vivi, la gioia di essere in compagnia dei loro amici, la gioia di dare il meglio di loro stessi. E allora, con questo pensiero nel cuore, vogliamo sentire anche tutta la nostra fragilità. Chiediamo perdono dei nostri peccati, tutte le volte in cui non abbiamo saputo dare il meglio di noi stessi. Tu figlio di Dio, che ti sei manifestato nella carne e sei stato annunziato alle genti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu figlio dell'uomo, che hai offerto la tua vita sulla croce e sei stato elevato nella gloria, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu figlio unigenito del Padre, che ci custodisci nel tuo nome e ci consacri nella verità, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Dio, sentimenti di adorazione e di amore per il tuo nome santo, poiché tu non desisti
dal prenderti cura di quanti sostieni e rianimi con la certezza del tuo affetto di Padre. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che anche oggi parla al nostro cuore. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli, infatti, era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda, dunque, comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Al-Kedamah, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Signore, tu mi scruti e mi conosci, ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Signore, tu conosci tutte le mie vie. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Signore, conosci tutte le mie vie. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Perché la festa siamo noi,
e camminiamo verso te, perché la festa siamo noi, cantando insieme così. Fuori la voce. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il Signore Gesù disse: Padre, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Se abbiamo in mente un po' questo brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato, possiamo definirlo il testamento di Gesù. E sapete che il testamento si scrive quando si dicono le cose più importanti che si vogliono lasciare alle persone care. Io credo che questo testamento di Gesù ci abbia di fatto affidato lo sport. È come se Gesù avesse dato come testamento lo sport, che sia il calcio, che sia la pallavolo, che sia il basket. Questo però è il testamento di Gesù. Perché dico così? Perché lo sport è capace di fare quelle tre cose che Gesù ha affidato nel Vangelo. La prima, quella di far diventare una cosa sola. Perché lo sport, quando è vissuto bene, aiuta a stare insieme, ci fa diventare una squadra. E se uno si accorge che non sta vivendo bene il suo spirito di squadra, è perché forse non sta facendo bene il suo sport. Se la squadra non sta diventando davvero un gruppo unito, è perché non stiamo facendo bene il nostro sport. Non mi sto impegnando a vivere bene da calciatore, da pallavolista, da basketista. Baschettaro! Oh! Seconda cosa, il testamento di Gesù ci ricorda che lo sport è anche il mezzo per raggiungere la gioia. Mi piacerebbe essere qui questa sera quando si riceverà la coppa, la medaglia. Ma ragazzi, lo sport ci rende felici sempre e comunque, anche se noi lotteremo per la vittoria, non con ogni mezzo, ma con tutte le forze sì, perché non tutto è lecito, ma vogliamo metterci davvero il cuore. E lo sport è quel mezzo che è capace davvero di farci essere felici, perché nel momento in cui anche dovessimo arrivare semplicemente secondi, sappiamo di aver dato tutto noi stessi. Noi lotteremo per diventare primi, vero? Certo, però accetteremo anche il secondo posto, felici di aver dato il nostro meglio. La terza cosa è che lo sport è capace di custodirci dal maligno.
perché noi oggi potevamo essere felicemente e beatamente sul divano, magari il papà e la mamma avrebbero preferito, perché almeno la domenica, e invece no, ho dovuto alzarmi presto, venire qua, ma questo ci libera dal male, che è la pigrizia, che sono le tentazioni di perderci via in tante cose, che sono quelle cose brutte che magari si incontrano per strada o in qualche bar, semplicemente a buttarli il nostro tempo. Ecco, io credo che questo brano di Vangelo ci ricorda come le cose importanti che Gesù ci ha affidato sono anche quelle che passano oggi da questo centro sportivo, oggi da questa giornata di sport, che è semplicemente il coronamento di un anno di sport. E allora noi vogliamo davvero ringraziare il Signore di avere questo dono. L'ultima cosa che dico, se vi siete accorti, la prima lettura ci parlava di un espulso. Giuda è stato espulso. E allora a un certo punto hanno dovuto sostituirlo. Entra in campo, scende in campo con la maglietta della squadra dei discepoli, un nuovo giocatore, Mattia. Scelto come? Tra i preferiti dell'allenatore? No. Chi era l'allenatore? Gesù? Scelto tra coloro che erano fedeli agli allenamenti, c'erano dalla prima volta, e da coloro che stavano vivendo con entusiasmo la scelta di essere con Gesù. Ecco, se vogliamo far parte della rosa e vogliamo essere convocati, non dobbiamo fare il filo all'allenatore ed essere dei servi dell'allenatore. Dobbiamo essere fedeli e gioiosi. Ho già detto fin troppe cose, ma proviamo a ricordarcele, perché possano essere davvero un aiuto a continuare oggi per vincere, ma anche nella prossima stagione, per essere una squadra davvero, per essere capaci di gioia autentica, per essere lontani dal male. Ecco, portiamo tutto questo al Signore anche oggi nella nostra preghiera. Fratelli e sorelle, al Signore Gesù che intercede per noi presso il Padre, affidiamo le preghiere e le suppliche che portiamo nel cuore. Diciamo insieme, manda il tuo Spirito, Signore. Manda il tuo Spirito, Signore. Per la Chiesa sia sempre una comunità aperta alla speranza e protesa verso la santità, ti preghiamo. Manda il tuo Spirito, Signore. Per l'umanità lacerata dalla violenza e dall'odio, possa ritrovare la ragione per un'autentica fraternità fondata sul dialogo e sul perdono, ti preghiamo. Manda il tuo Spirito, Signore. Per gli operatori impegnati dalle comunicazioni sociali, nell'esercizio della propria professione, siano a servizio della ricerca, della verità e della giustizia, ti preghiamo. Manda il tuo Spirito, Signore. Per noi che partecipiamo a questa celebrazione, sappiamo contagiare il mondo con la gioia che tu ci hai donato, ti preghiamo. Manda il tuo Spirito, Signore. E vogliamo ricordare anche in questo momento tutte le persone care che non ci sono più, che magari hanno fatto parte delle nostre squadre e delle nostre società. E vogliamo fare una preghiera speciale oggi per tutte le mamme, che ringraziamo per il dono della vita e soprattutto preghiamo per loro perché possano sempre essere felici. Per questo preghiamo, manda il tuo Spirito, Signore. Volgi, o Dio, il tuo sguardo di bontà al popolo dei credenti che implora misericordia. Possano sempre gloriarsi dei tuoi benefici, poiché te solo riconoscono come Salvatore e come Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'insegnamento di Gesù, ci scambiamo un gesto di pace. Cristo, tuo figlio, dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua.
O Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo figlio. Amen. Ecco, la tentazione è che questo sia l'intervallo della messa. Non è vero. La messa non ha l'intervallo. Finisce dopo pochi minuti, ma non è l'intervallo. Quindi continuiamo la nostra preghiera e chiediamo al Signore di accogliere i doni che gli abbiamo offerto, il pane e il vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù, ma anche la nostra vita, il nostro impegno, la nostra squadra. Accogli benigno, o Dio, la nostra invocazione ed esalta le nostre povere offerte con la gloria della tua divina presenza, perché sia da te avvalorata l'umile semplicità del nostro servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci alziamo, entriamo nel cuore della nostra Eucaristia. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per riscattare la famiglia umana, il Signore Gesù si degnò di nascere in mezzo a noi e vinse il mondo con il suo dolore e la sua morte. Risorgendo nella gloria, ci riaprì il cammino della vita eterna e nel mistero della sua ascensione ci ridonò la speranza di entrare nel regno dei cieli. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, santo, osanna. Santo, santo, osanna. Osanna e osanna e osanna Cristo Signore, osanna e osanna e osanna e osanna Cristo Signore. I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. Osanna e osanna e osanna Cristo Signor, osanna e osanna e osanna e osanna Cristo Signor. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. Osanna e osanna e osanna Cristo Signor. Osanna e osanna e osanna e osanna Cristo Signor. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa nostra diocesi, Mario, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, come veri fratelli, uniti per il fatto di essere tutti figli dell'unico Padre, diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo Spirito. Beati noi tutti che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Che da lontano, prima nel pensiero e poi nella tua mano, io mi rendo conto che tu sei la mia vita. E non mi sembra vero di chiamarti così, Padre di ogni uomo, e non ti ho visto mai. Spirito di vita e nacqui da una donna, figlio mio fratello, e sono solo un uomo, eppure io capisco che tu sei in verità, imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino. Insegnerò a chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa uomo, e
imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino. Insegnerò a chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa uomo. Preghiamo. Ah, Dio, che il mistero di grazia cui ci siamo accostati in questi riti operi con efficacia nel segreto della nostra coscienza, per Cristo nostro Signore. Ecco, chiediamo la benedizione del Signore, ma chiediamo su alcune persone particolari. Primi, naturalmente, il comitato di Lecco che ci ha ospitato, che vogliamo ringraziare per la generosità, il servizio che hanno fatto, ciascuno di voi per la partecipazione, e una preghiera speciale, una benedizione speciale su tutte le mamme. Anche, tra l'altro, su un certo Bovi Alberto. Dov'è? Che mi sembra che oggi compie gli anni, 10 anni, è vero? Direttamente da Mantova per festeggiare il compleanno qui. C'è qualcun altro che compie gli anni, perché magari... Chi domani? Chi? Ah, complimenti, auguri anche a voi. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Buona continuazione di festa, grazie a tutti. Thank you.
Yeah.
a te. Dai, bussolo! Come oggi abbiamo accompagnato in questa giornata di festa le nostre bambine, le nostre bambine, le nostre figlie, facciamo un grande e grossissimo applauso. Secondo posto, ma
Signore.